Bentornati, 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 sempre qui, joystick in mano a Jojo. Così dici, arrampichiamoci sull'albero maestro. No, ma guarda che funziona così, così capisci quando si arrampica a casa, perché uno finché non prova non ci crede. Così ogni tanto piglia, tu dici pam, e sbiricuda la supercar. Attenzione a Morgan con un mortaio. Vieni, ora che ho interagito. Cioè, l'hai già fatto? E lì? O devo andare al modellino? C'era? Andiamo al modellino, vediamo che cazzo ti serve. Potenza la nave. Oh, allora. Mortaio. Costo 5. Ma in realtà ne siamo pieni di soldi comunque. Vuoi davvero acquistare questo oggetto? Confermo. Vediamo il resto cosa c'è. Allora, scafo corazzato. Costo 1200. Cannoni da bordo. Puoi vendere tutta la roba che hai, volendo. Forza delle pale di cannone costa. Sì, bravo. Forza dei colpi esplosivi, mortaio. Forza del cannone Pacol. Colpo potente, cazzo è. Sai che il cannone Pacol non è una brutta idea da potenziare? Com'è che facciamo a vendere tutta quella roba? Vendi all'inizio. Vendi i proventi della caccia. Sì. Ma non ne ho. Ma veramente sto. Ok, basta. Vendi carico. Tabacco. Confermo. Pietra. Attenzione, serve questo carico per restaurare gli edifici, ce ne sbattiamo le palle. No, mi sa che devo fare la stessa cosa che ho fatto in Unity, quindi boh. Quindi ne faccio metà, vendo la metà. Sì, vai. E mi fa andare indietro. Vabbè, tu dici di potenziarla ulteriormente. Tessuto, non cazzo ti... me ne faccio del tessuto. Peccato che c'era scritto che serviva per potenziare la morte. Allora, ti giuro, allora mi trolla questa cosa. Che senso ha? Siamo fottuti. Perché? Vabbè che dovevamo potenziare solo quello. Stile avanzata per Arpione. Forza dell'Arpione. L'olio incendiario costava troppo, vero? Cosa? L'olio incendiario. Mi sembra di sì. No. Costa tanto, ma ce lo possiamo permettere. Basta. Beh, Siamo falliti. Ok, a posto. No! Dobbiamo farci forse il club come di là. Ma vedi che siamo templari? Io non ho capito. Siamo templari? Spiegatemi se avete capito se siamo templari. Ma scusa, non ti ricordi che noi avevamo il libro, siamo caduti giù, bla bla, quindi saremmo alleati con i templari, immagino. Sì, ma non mi viene molto spiegato questo, sbaglio. Ma forse ce l'aveva spiegato e ce lo siamo dimenticati. Conquista il forte. Forte le sue guardie tremeranno di fronte alla Morrigan. Secondo me no, però vabbè. Che cazzo è il timone? Di là. Timone di là. Andiamo subito e vediamo. Quel forte non resisterà per molto. Lo spero, ma cazzo. Devi capire dove andare. Ah, lì, ok. Sarà molto noiosa. Mai bramare lo scontro, visto tanto le battaglie non ci mancheranno, diciamo. Dai zio, 700 all'ora. Comunque, se troviamo il comandante, i francesi si arrenderanno, no? Esatto, una strategia molto astuta. No zio, girati, se no ci schiantiamo contro. Resteranno barricati. Bravo. No, adesso fammi capire. Ha preso un nuovo quadro, adesso un altro. Io non lo so, è che ogni tanto mio padre si piglia male, no? E cambia la posizione, l'ubicazione dei quadri. Capito? Mortaio, ora puoi sparare con il mortaio a lunga distanza. Tieni premuto LB. Per attivare la mira con il mortaio usa R per mirare. R. RT per sparare. Come se fosse un pirillo.
prova. Ma... ok. Ma perché mi torna indietro? Ah, per forse... secondo me ti conviene fermarti, tanto per il momento non ti stanno attaccando, quindi... fermati così, perché ricordati che tu il cannone... Ah, Occio, ti stanno sparando! Oh! Aprite le vele! Ci muoviamo! Attento, capitano! Merda. Figa, guarda, guarda! Dai, leviamoci dal cazzo, ASAP. Guarda che manovra evasiva! Stai andando contro... Tu dici che è un problema? Sì. C'è proprio nel rossone, non voglio metterti ho capito, ma il problema è che non riesco... Sì, va bene. Depreda. Sì, X. Sei uscito dal livello, quindi io andrei per gradi, fermati. Ok, mi sto fermando, fermati. È una roba comunque abbastanza difficile. Voglio ogni metro di vento. Tipo, prova a incominciare da qua. Allora, questo qui non è... questi qui sono i cannoni. Sì, però... tu dici, però magari... corti... No, con quelli non devi fare un cazzo, devi sparare con... Però non devi iniziare da lì, devi iniziare da quelli che ti sparano, perché sennò... sennò ti smantellano la nave a calci. No. Ok. Dai che quasi è andato. Adesso occupati di questo qua. Vabbè, insomma, la morale della questione è non usate il mortaio di merda. Sì, perché è incredibile. Non gli fa un cazzo. Non è che non gli fa un cazzo, non riesce a mirare, quello è un problema. Se non riesce a mirare è difficile che gli fai del male. Fai fuori questa navetta qua. No, quello pensa che sia andato, Prova, vediamo se funziona. Dai, spara. Aspetta, però devo prendere. Vai. Probabilmente se riesci a colpirlo fa anche male. Cioè, alla fine era una cazzata. Cioè, bastava non fare come ti dicevo di fare lui. Vabbè. Fort La Croix. E quindi questi francesi cosa dicono? Raggiungiamo. Prendiamo il vento! Oh, carichiamo, capitano! Tu dici di cannon... fuoco! Ma ci stanno sparando? No, siamo noi che spariamo noi. Ok. In pieno. Bene. Dai! Ora trova il comandante del forte. Adesso devi essere sniperone come piace a noi, eh? Sniperone. Sì, devi ucciderlo probabilmente. Ah, dai, finirà bene. Eccolo là. Ah, questi qua sono cattivi, cazzo. Sì. No. B. Quando ti dico B, pigi a B, ok? B. Oh, io adesso ci provo, B. Ok, ce l'ho fatta. Tanto mi sa che ho fatto anche la parata figa, perché il tipo... una parata perfetta. Prendo fuoco, però, che potrebbe essere... aspetta che mi riprendo un po' di vita. Vabbè, stai qui. Questo? Così, perché tipo... Occhio, c'è qualcuno che ti sta minando. Vai, 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 uccidilo. B. No, io l'ho schiacciata. B. B.
Ma gli altri cosa fanno? B. Guardano, cioè nel senso... Sono dei voyeur. Perché Assassin's Creed è stato sempre uno dei difetti maggiori. Cioè ti attacca, di solito ti attaccano uno alla volta più o meno, in verità non è proprio così, però vai, attacca. Questo è pesante, eh? Rompi difesa A. Quello basso. No! Figa che male. B. Rompi difesa A. Un problema, sì, okay, ce la sto facendo. No, mi ha sparato lo stronzo. Devo levarmi dal cazzo perché quello mi rispara. Via, via. Vai via, che ti sta prendendo. Vai, bravo. Vai piuttosto qui, aspetta un attimo. Ti vede ancora. Facciamo l'occhio al de sto cazzo. Guarda. Della tigre. Guarda, sta arrivando. Lo vedo. Dai, segalo. No! Ma... ci sono i cecchini. Perché? Per andare a pigliare a calci in culo i cecchini. Vabbè. Ok. Sì, se lo colpisci... Grazie, bravissimo, così... Guarda lì, tra l'altro... Bello pagliaccioso. No, zio, devi andare avanti, così, bravissimo. Fai l'occhio della tigre, perché qui... Eccolo. Fai bravo. Scudo mano, pigia. Ormai. B, bravo. B. Zio, ormai sono... Rompi difesa, B. B. Non so se stai notando. No, attenzione, che ti sta sparando. Ti conviene farti inseguire e andare dall'altra parte, capito? Dove non ti possono sparare. Minchia, ti ha fatto male? Sta... No! C'è una bomba, vattene via. Vattene di qua perché poi ti sparano. Ma questo qui è proprio così. Si è già scassato le palle di tentare di uccidermi. Sono molto meno tenaci rispetto agli Unity, questo bisogna riconoscerlo. Ok, la mia vita sta tornando ai vecchi fasti. Eccolo qua. Ciao scemo. Bravo. Scemo, di là. Devi uccidere quel tipo lì? Mm-hmm. Mm-hmm. Arrampicati da dietro. Niente. Tu dici vado di qua. Va. È sulla torre? Dov'è? È sulla torre. Okay. È lì. So che ce la puoi fare. Woo! È morto. Ti è piaciuta? Raggiungi. È non un nuovo obiettivo. Posso sincronizzare qua, come un vero figo. Like a boss. B. Ok, adesso cosa devo fare? Salta di là. Cabinetto salta di là. No! Vai, c'è 43 metri, vedi il coso verdino. Okay. Corro. Bravissimo. Così mi piace okay, quando quanti corro. Quanti danni hanno fatto i nostri cannoni incendiari? Mamma mia. Questa è stata... Beh, come si apre? Apri porta, B. Attenzione, diventa anonimo. Sta venendo uno a ucciderti. Okay. Ah. Chasseur. Shay. Quanto tempo. Eri forse in missione speciale? Sì, per Achille. Il peli di Achille! Molto interessante. Anch'io. Non costringermi a farlo, Chasseur. Porca puttana, così, senza... Ce ne basta. Certo, ma poi direi ai tuoi fratelli che non sei morto. Dovrai uccidere. Ti ha scopato male, sai? Dici? Mm. Fammici prendere un attimo la mano, figa. Questo qui è super boss del dio. Cazzo, è Wesley Snipes in Blade. Allora, quindi praticamente allora... ci sarà un tagliacuci, te lo dico. Vabbè, però ovvio, minchia. Vai, togliamo il pezzo dove facciamo finta di sparare con il
mortali. Il Gundam. Non costringermi a farlo, l'assassino. Fare che assassinarmi. Ma tua specialità. Mandarcene basta. Ma come? Minchia. Scusa, cosa è successo? Sempre stato molto bravo, Shay. Anche tu. Dimmi, cosa facevi a terra? Armi speciali. Gas velenosi da usare sulle autorità coloniali. Ero qui per una consegna. Così. Spero che tu possa trovare un po' di pace. Adesso prende la spada e ti uccide. Ma quindi stai parlando con la sua anima? Che boss. Comunque mi è piaciuto questo boss. Impossibile, poi due tasti morto. Quindi gli inglesi si hanno conquistato. Che amarezza. Tu lo sai come la penso sugli inglesi. Che devono tutti morire. Dai un voto a questo ricordo. No, che non abbiamo la live. Continua. Guarda com'è fiero. Figa, fierissimo. Minchia. Ragazzi, ma vi siete presi bene per la storia. A me non resta che darvi appuntamento al prossimo video. Like e boss.